Gionborno ragazzi, Gionborno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mercato che farei dell'Inter. Me l'avete chiesto in tantissimi e oggi qui ho deciso di ricostruire l'Inter del nuovo ciclo dell'Inter di Simone Inzaghi. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a lasciare qua sotto 5.000 mi piace, 5.000 se volete subito un altro mercato che farei. Mi raccomando, perché adesso usciranno anche i mercati che farei itineranti con gli altri youtuber, quindi mi raccomando, supportate il progetto e iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi ragazzi, non dimenticatevi anche di seguirmi sugli altri canali. Simone Sicolf, dove sta uscendo lì tutta la Copa America, i diritti della Copa America sono su Simone Sicolf, ne parlerò solamente lì, farò uscire anche dei video dell'Europeo, oggi usciranno dei video dell'Europeo soprattutto su Simone Sicolf, seguitemi anche su Sicolf 2.0, mi raccomando iscrivetevi a tutti i miei canali che trovate qua sotto in descrizione. Lasciate tantissimi mi piace, ma tantissimi, se questo progetto vi piace, se il mercato che farei è di vostro gradimento. Vi ricordo come sempre che il mercato che farei è una serie in cui io dico il mercato che farei qualora fossi il direttore sportivo di una squadra. Questo non vuol dire che se l'Inter ha già preso un giocatore io lo prenderei, questo non vuol dire che se l'Inter dovesse decidere di vendere Gagliardini e io no, lo devo vendere, no, semplicemente io farei il cazzo che voglio e quindi questo è il mercato che farei io. Raccomando raga, perché questa cosa la dovete tenere in mente. Detto questo, luce, che ovviamente è sempre importante, e partiamo subito dai portieri. Questo ragazzi è il mercato che farei più difficile che io abbia mai fatto. Perché? Perché devo arrivare a zero partendo da un budget di 100 milioni di euro in negativo, perché questo è il problema che l'Inter ha, 100 milioni di euro in negativo. Io devo tornare a zero, ma nel frattempo devo comunque costruire una squadra valida, comunque costruire una squadra che possa dare del filo da torcere a tutte le altre compagini del nostro campionato e che possa arrivare in alto in classifica, tra l'altro pensando anche al modo di giocare di Simone Inzaghi. Non sarà facile proprio per niente. Detto questo, proviamoci e partiamo quindi, come vi dicevo, dai portieri con il meno 100. In porta l'Inter ha Handanovic, che ha un Radu, Padelli e Stankovic, il giovane Stankovic, figlio tra l'altro, se non vado errato, proprio di Dejan Stankovic, che fece la storia con l'Inter. Allora, Handanovic non si tocca, sebbene io creda che Handanovic sia praticamente arrivato come portiere, e infatti adesso vedrete anche i movimenti che farò. Comunque non arrivato nel senso che è finito, però bisognerà fare anche un cambio, cioè non può rimanere sempre ancorato ad un portiere, sennò finisce che questo fa 50 anni e tu giochi ancora con questo portiere. È normale che, come sempre nel calcio come in tutto, dei cambi, delle rivoluzioni vanno fatte, quindi oggettivamente reputo normale il fatto che prima o poi un cambio debba essere appurato. Purtroppo cedo Yonut Radu a 10 milioni di euro, credo che sia una cifra giusta, 10 milioni di euro. L'Inter ha bisogno di monetizzare, l'Inter ha bisogno di cercare il più possibile di ricevere entrate e quindi io purtroppo Yonut Radu lo vado a cedere. L'Inter perde comunque un buon portiere, però credo che il livello dell'Inter in questo momento, che va a fare la Champions da testa di serie, che punta a vincere di nuovo lo scudetto, sia troppo alto per tenere titolare Yonut Radu. Sì, c'è Handanovic, ma secondo me Radu non è abbastanza per fare già da staffetta con Handanovic, per provare a prendere il posto da titolare, e quindi lo vado a vendere. Padelli va via a parametro zero, è andato all'Udinese, a noi non ci importa, Padelli può tranquillamente andare all'Udinese, e invece Stankovic lo vado a prestare perché deve fare un po' di esperienza. A questo punto, rimanendo solamente con Handanovic, faccio due mosse, devo prendere due portieri. Il primo l'Inter l'ha già preso ed è Kordaz. Secondo me non sarebbe affatto male provare a prendere Alex Kordaz come terzo portiere, tra l'altro è un portiere che è funzionale perché per la lista Champions ti permette di mettere un calciatore che è uscito dalla primavera dell'Inter, quindi di non sprecare un posto, ed è comunque un terzo portiere valido, perché secondo me Kordaz è un terzo portiere molto valido. Quest'anno ha dimostrato a Crotone, come sempre fa, di poter essere tranquillamente un primo buono di Serie A, e quindi come acquisto è ottimo. Ma il secondo nome che vado a fare è quello di Musso. Secondo me è il portiere perfetto per l'Inter. Io credo che l'Udinese, con una ventina di milioni cash subito e magari anche con appunto qualche bonus, vi faccio un esempio: 10 milioni più Radu più altri soldi di bonus magari futuri, diciamo collegati appunto al raggiungimento di piazzamenti tipo Champions League, tipo Scudetto eccetera, secondo me l'Udinese te lo dà, perché in quel caso l'Udinese andrebbe a incassare 10 milioni di euro ed è già plusvalenza Radu, e quindi avrebbe già il portiere titolare. Cioè secondo me sarebbe una mossa abbastanza intelligente da fare. Comunque a bilancio Musso lo metto a 20 milioni di euro e credo che è una cifra per la quale, ma magari sì, ma magari l'Udinese potrebbe anche dirti te lo do. L'Inter dall'altra parte farebbe secondo me un colpaccio, perché riuscirebbe a prendere, a mio modo di vedere, uno dei portieri di futuro più certo del nostro campionato. In questo modo avremmo in porta Musso, Handanovic, Kordaz e un bilancio in super negativo di 110 milioni di euro, ma con una porta super sistemata. Passiamo adesso alla difesa. Per quanto riguarda i difensori centrali, io conto De Vrij, Skriniar, Bastoni, Ranocchia, Kolarov, D'Ambrosio e Gravillon.
Qua ci sono tre calciatori che non si devono assolutamente muovere per nessuna ragione al mondo. E sono De Vrij, Skriniar e Bastoni, che rimarranno come titolari di questa Inter. Quindi io sinceramente credo che qualunque offerta arrivi per questi tre vada rifiutata. So che l'Inter deve comunque monetizzare, so che l'Inter deve comunque incassare dei soldi, ma non è questo il momento, a mio modo di vedere, per incassare dei soldi. L'Inter li incasserà in altri ruoli. Questi tre vanno tenuti in blocco, perché secondo me se parte uno tra De Vrij, Skriniar e Bastoni, l'Inter si sgretola come ghiaccio al sole, e quindi come neve al sole, anzi. Quindi sinceramente io questi tre li terrei in blocco. Per quanto riguarda Ranocchia, se riesco a piazzarlo facendoci un paio di milioni, un 2 milioni, sinceramente dispiace, ma lo farei. È vero che comunque è sempre stato un professionista, è vero che comunque non si è mai lamentato, è vero che comunque è sempre stato una sorta di capitano umorale. Però comunque in questo momento l'Inter ha bisogno di monetizzare su qualunque centesimo giri, e quindi sinceramente io andrei appunto a cederlo, così come proverei a vendere lo stesso Kolarov per 2 milioni di euro. È difficile che se lo prenda qualcuno, però per 2 milioni magari anche sì, nel senso sono due spicci, e qualunque squadra lo prenda si accavarerebbe comunque un calciatore di grande esperienza. Metti che si va avanti il Beşiktaş, metti che si va avanti il Trabzonspor, il Fenerbahçe, dici oh dammi 2 milioni e io te lo do, e secondo me si potrebbe anche fare. Quindi io questa è una mossa che andrei a fare, incassare 2 milioni da Ranocchia e 2 milioni da Kolarov, sperando che qualcuno li dia. Detto questo, invece, D'Ambrosio e Gravillon li tengo. D'Ambrosio è un calciatore completamente duttile, perfetto per giocare largo in una difesa a 3, ma può giocare anche esterno su entrambe le fasce. È un giocatore che non cederei per nessuna ragione al mondo, che comunque ti permetterebbe di monetizzare abbastanza, però non è una cosa che in questo momento mi interessa, e quindi sinceramente io D'Ambrosio me lo tengo. Così come Gravillon me lo tengo come sesto, quindi De Vrij, Skriniar, Bastoni, D'Ambrosio, Gravillon, che però sarebbe il sesto, la sesta ruota del carro. Non lo andrei a ripensare. Ha tante offerte per il prestito, per andare di nuovo a giocare, però intanto tenendolo maturerebbe nel gruppo, e poi comunque l'Inter ha bisogno di nomi. Io penso che avendo in questa stagione campionato, Champions League e Coppa Italia, l'Inter deve necessariamente avere 6 calciatori per 3 posti in difesa, soprattutto se pensiamo che D'Ambrosio è un giocatore che può giocare su tutte e due le fasce per quanto riguarda gli esterni. E quindi sinceramente io me lo terrei anche Gravillon. L'acquisto che andrei a fare, perché serve un giocatore che arrivi da quarto ma che possa giocare tranquillamente titolare, è Kabak in prestito con diritto di riscatto. Stile Tomori l'ha fatto il Chelsea con il Milan, perché non può farlo appunto l'Inter con Kabak. Kabak è un buon giocatore, non è un campione in questo momento. Prima che la gente cominci a dire sì, ma come pensi che Kabak possa arrivare all'Inter per fare il quarto in prestito con diritto a Kabak, ragazzi, non è in questo momento storico Alaba, è Kabak. Quindi magari lui, avendo la possibilità di giocare la Champions, la testa di serie, di giocarsi un posto in un modulo, comunque in un sistema di gioco che prevede la difesa a 3, quindi nel senso tu saresti subito il primo panchinaro, e comunque avresti possibilità, perché l'Inter c'ha 3 competizioni, e quindi farà probabilmente Inzaghi farà ruotare tutti i difensori. Ecco, io fossi Kabak spingerei. Inoltre metterei un diritto di riscatto alto, quindi prestito con diritto magari a 18, a 20, a 25, valore più alto del suo cartellino, e questa è una mossa che farei. In questo modo avremmo come difensori centrali De Vrij, Skriniar, Bastoni, Kabak, D'Ambrosio, Gravillon, e un bilancio in negativo di 106 milioni di euro. Passiamo adesso alla fascia destra. Sulla fascia destra l'Inter ha Hakimi, Darmian e Lazzaro. Hakimi è il titolare, so che sta trattando per andare via, c'è possibilità che parta, c'è possibilità che vada al Paris Saint-Germain. È un calciatore di quelli sui quali si può monetizzare. Tra l'altro l'Inter stesso ha confermato che anche se fossero arrivati anche senza problemi con 80-100 milioni, Hakimi va via. Però io credo invece che Hakimi non debba andare via. Credo che Hakimi sia uno di quei calciatori, così come il comparto difensivo, che sposta gli equilibri. Quindi io fossi l'Inter proverei a trattenere Hakimi rifiutando qualunque offerta, così come proverei a trattenere Darmian, che non penso ci siano grossi problemi. Darmian secondo me è un ottimo calciatore, uno di quelli che prende poco, che non si lamenta, che gioca poco ma quando gioca dà il massimo. È la middle class. Darmian è semplicemente la middle class. Quindi questa è una mossa che felicemente farei. Darmian me lo terrei. Lazzaro invece lo vado a vendere a mercato, non gigantesco, diciamo 15 milioni di euro, ma 15 milioni di euro in questo momento per l'Inter sono oro, perché è una cifra che comunque permetterebbe all'Inter di avvicinarsi allo zero, e che in questo momento vale, il calciatore è una cifra che in questo momento vale, perché
Secondo me 15 milioni per Lazzaro ce li puoi fare, ci puoi arrivare a quel prezzo lì. Inoltre Valentino Lazzaro ha comunque del mercato perché in Premier lo vorrebbero, in Bundesliga parecchi lo vorrebbero e quindi io lo prendo, lo impacchetto e lo vado a cedere. Quindi sulla destra mi tengo Hakimi titolare, Darmian, Panchinaro e 91 milioni di budget in negativo, senza dimenticarci che abbiamo D'Ambrosio che qua può giocarci. Passiamo adesso a sinistra. L'Inter a sinistra ha tanti nomi validi ma pochi davvero interessanti. No, tanti nomi interessanti ma pochi davvero super validi, diciamo così. L'Inter sulla sinistra ha Ivan Perisic, Young, Di Marco e Dalbert. Io qua un titolare non lo vedo, mi fa tra l'altro pensare clamoroso il fatto che quest'anno l'Inter aveva questa fascia sinistra e comunque è riuscita a vincere lo scudetto facendo fare un grande lavoro a Ivan Perisic, che però si è rivoluzionato con Antonio Conte. Quindi io sinceramente, se fossi l'Inter, Perisic ce lo andrei a vendere. Perisic è uno di quei giocatori che adesso ha un valore circa di 10 milioni di euro, vista anche l'età. E io sinceramente per 10 milioni che mi servono in questo momento lo andrei a cedere. Credo che Perisic non renderà più come ha reso con Conte e con Inzaghi e quindi io sinceramente lo impacchetterei. Young me lo tengo come terzo, tanto se lo vendi non ci fai una lira e comunque come terzo di fascia sinistra ci sta. Di Marco, che torna dal Verona, non mi sento di dargli la titolarità, magari in futuro, adesso non mi sento, però non mi va nemmeno di riprestarlo e di fargli fare questa girandola di prestiti. Io Di Marco me lo tengo volentieri, come vice sulla fascia sinistra. Mentre per quanto riguarda Dalbert, me lo tengo titolare. No, sto scherzando, Dalbert ragazzi, lo vado a cedere. C'ha tanto mercato in Francia, aveva un diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ma non verrà spesa quella cifra, probabilmente adesso si abbasserà la cifra sui 10 milioni di euro. 10 milioni è una cifra che ci sta a spendere, che si può spendere, e quindi io ad Albert lo vado a vendere e vado ad incassare. Chi vado a comprare sulla fascia sinistra? Mi metto le mani in saccoccia, tiro fuori 40 milioni di euro e porto a Milano Gosens. L'Atalanta chiede 40 milioni per Gosens. Dice sempre: datemi 40 milioni e Gosens partirà. Si sta già monitorando con il sostituto. Sul calciatore, tra l'altro, c'è anche il Barcellona. Però diciamo che l'Inter, secondo me, è una destinazione che al calciatore non dispiacerebbe, cioè se l'Inter riuscisse a dare uno stipendio pari a quello che magari gli darebbe il Barcellona a Gosens, che non penso che il Barça ci abbia queste grandi voglie di dare 40 milioni l'anno a Gosens, ecco, secondo me il calciatore potrebbe anche scegliere di andare all'Inter, perché comunque rimane in Italia. Bergamo e Milano, ragazzi, è un tiro de fucile che è mezz'ora, 40 minuti, e quindi nel senso sei lì. Sei lì quando vuoi, vai a Bergamo con i rapporti che ti sei stretto, eccetera. Se ti sei stretto rapporti, se stai bene a Bergamo. Inoltre, rimani in Italia, giochi la Champions da testa di serie, titolare sulla fascia sinistra, nel modulo che conosce, non in un modulo del tutto nuovo come quello del Barcellona. Ecco, io Gosens lo andrei a prendere. 40 milioni sono tantini per la situazione dell'Inter, però credo che se l'Inter riuscisse a avere su una fascia Hakimi e sull'altra Gosens, potrebbe riconfermare la vittoria del campionato. E quindi io a sinistra terrei Gosens, Di Marco, Young, il bilancio in passivo di 111 milioni di euro. Passiamo adesso ai mediani. Sulla fascia mediana, sulla parte mediana del campo, l'Inter ha solamente Brozovic. Sì, poi qualcuno fa giocare a ruota, però tecnicamente di ruolo ha solamente Brozovic. E io qua andrei a fare un investimento inesistente sostanzialmente e andrei ad investire su Javi Martinez. Se non vado errato, Javi Martinez si svincolerà a parametro zero e credo che possa essere un calciatore valido per questa Inter qua. Innanzitutto va fatta una premessa. Non è più un giocatore, non è più il giocatore che conoscevamo 5-6 anni fa. È un calciatore che ha abbassato le sue prestazioni perché non è più quel calciatore con quei ritmi clamorosi che magari aveva prima. Inoltre è un nome europeo, perché Javi Martinez è un nome europeo. È un nome che comunque non hai preso il calciatore retrocesso in Serie B per fargli fare panchina, che comunque sarebbe stato valido in ogni caso. Hai preso comunque un calciatore valido, che è Javi Martinez, che ti gioca mediano, ma che ti può anche giocare difensore centrale. Quindi è vero che c'hai Kabak dietro, però comunque diciamo Gravillon magari non ti dà quella certezza di giocare la Champions. Metti che per una situazione paradossalmente brutta De Vrij e Bastoni non sono disponibili in una gara di Champions, perché magari Skinner è no, De Vrij è affaticato e Bastoni è espulso, tu comunque puoi giocare con Skriniar, Xavi Martinez e Kabak, e comunque giocando una difesa rimaneggiata hai comunque una difesa valida. Quindi sulla mediana io mi terrei Brozovic, Javi Martinez e il bilancio in negativo di 111 milioni di euro. Passiamo adesso alle mezzali. Qua Inzaghi gioca con due mezzali e le contiamo tutte al momento: Barella, Eriksen, Gagliardini, Sensi, Vesino, Vidal e Raja Nainggolan, che torna dal prestito dopo aver giocato una stagione 6 mesi al Cagliari.
Qua sicuramente Barella e Eriksen vanno tenuti. Certo, bisognerà capire la situazione attuale di Eriksen, perché l'avete visto qualche giorno fa, lui ha detto sono già pronto a riallenarmi, però ha paura. Bisognerà capire se Eriksen tornerà a giocare a pallone e tornerà a farlo come l'ha sempre fatto. Quindi io credo che se Eriksen dovesse essere quello che è sempre stato e che se questa situazione non dovesse dargli nessun tipo di problema, non ce lo porremmo nemmeno noi sinceramente il problema. Eriksen è un giocatore qualitativamente importantissimo e in questa Inter deve assolutamente rimanere a giocare, quindi andrebbe tecnicamente migliorata la panchina. Gagliardini me lo tengo come quinto, me lo tengo perché è un giocatore sul quale potrei monetizzare, ma che al momento monetizzare non mi interessa, preferisco farlo da altri. Sensi me lo tengo come panchinaro perché la sua condizione fisica non mi convince. Quando Sensi è presente è un giocatore straordinario, però Sensi quando è presente? E questo è un punto di domanda che secondo me è importante da dire. Per gli altri tre vado a piazzarli tutti sperando di fare le cifre che mi sono programmato di fare. Vesino credo che sui 15 milioni di euro riusciresti a farli, perché comunque è un calciatore valido, perché comunque è un calciatore forte, perché comunque è un calciatore che quando gioca il suo lo dà. Ha avuto problemi fisici, assolutamente sì, però è un calciatore molto forte, quindi io Vesino lo vado a vendere a 15 milioni di euro. Vidal e Nainggolan provo a piazzarli entrambi a 7 milioni di euro. Ragazzi, è una cifra che ci sta, cioè comunque Vidal e Nainggolan, nonostante che l'età avanzi e nonostante che all'interno abbiano fatto benissimo, sono ad ogni modo calciatori che comunque ti potrebbero spostare gli equilibri se trovano la quadra. E secondo me magari una squadra tipo turca, una squadra tipo, o anche il Cagliari stesso, magari per Nainggolan, ma 7 milioni può anche permettersi di investirli. E quindi vado a vendere Vidal a 7 e Nainggolan a 7. Inoltre non ci dimentichiamo che c'è João Mario, dal quale probabilmente entreranno 10 milioni di euro. Quindi so soldi, e so soldi che si fanno. Qua io prenderei un solo calciatore, tra l'altro convocato anche all'europeo. Mi muoverei prima che magari esploda all'europeo, faccio un exploit e l'Inter lo debba pagare il triplo. Vado a prendere Castrovilli a 20 milioni di euro. 20 milioni più eventuali bonus, ovviamente, ma 20 milioni è una cifra secondo me per il quale, con la quale riusciresti a prenderlo. Poi qualcuno dirà: per Castrovilli non ti conviene meno di 45, non ti diamo nemmeno. Ragazzi, se Castrovilli si impunta e dice non rinnovo più il mio contratto, se ne va come sempre tutti gli altri, se ovviamente vuole andare all'Inter. Io fossi l'Inter proverei a farlo. Poi ovviamente bisognerebbe pensare a tutto il resto, bisognerebbe pensare se il giocatore vuole venire all'Inter, se il calciatore vuole venire a fare magari il vice, perché poi davanti c'hai Barella, c'hai Eriksen e al tuo pari c'hai Sensi. Però comunque credo che per lui sia una soluzione comunque che andrebbe a fargli fare un upgrade in carriera, perché non dimentichiamoci in ogni caso che un calciatore come magari è Castrovilli in questo momento con la Fiorentina non fa nemmeno gli ottavi di Coppa Italia, deve partire da prima, e invece qua andrebbe a fare la testa di serie in Champions League e quindi sicuramente troverebbe minutaggio. E poi sarebbe un upgrade perché Castrovilli è giovane, c'ha tipo 25 anni, ma non ce ne ha 18, ce ne ha 25 e non ha ancora fatto niente. Ovviamente i bonus li metterei anche abbastanza alti, cioè si può arrivare anche tranquillamente a 40, però partirei ovviamente da 20 milioni di euro. Quindi detto questo, tra le mezzali l'Inter avrebbe Barella, Eriksen, Gagliardini, Sensi, Castrovilli e un bilancio in negativo di 92 milioni di euro. Passiamo adesso agli attaccanti. In avanti qua andranno fatti dei sacrifici, ve lo dico subito, ma nemmeno troppo. In realtà l'Inter ha Lukaku, Lautaro, Sanchez, Pinamonti e Salcedo. C'è un giocatore che secondo me non può mai partire di questa squadra, ma mai, che è Lukaku. Tutti gli altri se ne possono anche andare. Lukaku secondo me non può mai partire. Lukaku è un giocatore intorno al quale deve girare l'Inter. E quindi io Lukaku lo blindo immediatamente. Tra l'altro Inzaghi spesso ha dimostrato di avere bisogno di un attaccante da 20-30 gol stagionali. E quindi mi tengo Lukaku molto volentieri. Lautaro ragazzi va venduto. Volevo mettere 100 milioni, forse sono troppi, visto che la gente conosce i problemi economici dell'Inter. Ne metto 85. 85 milioni secondo me è una cifra che l'Inter potrebbe incassare da un'eventuale cessione di Lautaro Martinez. E io credo che il sacrificio vada fatto. Nonostante Lautaro sia forte, nonostante Lautaro sia un gran bel giocatore, credo che sia quello meno difficile da sostituire. Quindi io Lautaro lo vado tranquillamente a cedere a 85 milioni di euro. Mi tengo Sanchez come vice seconda punta. Pinamonti lo vado a vendere. Perché lo vado a vendere? Perché Pinamonti ha mercato. Cioè secondo me con 15 milioni di euro Pinamonti può partire e qualche squadra quei soldi te li dà. Quindi io spero di trovare una squadra che mi dia 15 milioni di euro per puntare sul futuro di Pinamonti, e io incasso questi soldi da Pinamonti. Mentre per quanto riguarda Salcedo, io tranquillamente potrei tenermelo come quinto, potrei prestarlo, insomma questa cosa decidetela voi, insomma, però comunque si tratta sempre di quinto. Detto questo, oltre a Salcedo nell'eventualità abbiamo solamente Sanchez e Lukaku. Va a
preso una punta, una prima punta invece di Lukaku, che appunto prende il posto di Pinamonti, e una seconda punta titolare che prende il posto di Lautaro. La seconda punta titolare che prende il posto di Lautaro, qua faccio una mossa intelligente ma molto difficile, anche visto, vista la situazione e dove si sta andando a parare, anche perché poi si andrebbe forse ad alzare il monte ingaggi, non so quanto percepisce, non so quanto percepiva Lautaro Martinez, è Depay. Memphis Depay, ragazzi miei, è in scadenza di contratto, pare debba andare al Barcellona, e io proverei a prenderlo. Con quale scusante? Ragazzi, l'Inter davanti, oltre Lukaku, non avrebbe nessuno. E Depay giocherebbe tutte le partite titolari in campionato e in Champions League. L'Inter comunque è una squadra valida, non stiamo parlando magari di un Atalanta che va in Champions League, Depay sceglie il Barcellona. Al Barcellona tu hai Agüero, hai Messi, hai Griezmann, hai Dembélé, hai Coutinho. Probabilmente giocherebbe Depay, ma non lo so. E invece all'Inter il posto lo troverebbe. E per questo motivo io proverei appunto a prendere Depay. Come dice Lukaku, invece, metto in saccoccia 8 milioni di euro, che sono quelli che mi sono avanzati dalle cessioni varie, e vado a prendermi Simi. Perché Simi? Perché sì, perché comunque ha fatto molto bene a Crotone, non riscenderà in Serie A, tante offerte dalla Germania, da quello che dice appunto il direttore sportivo Ursino, però io credo in generale che Simi possa decidere di andare all'Inter per giocarsi le sue carte, le sue ultime carte. Ragazzi, se esplodi c'è possibilità che qualche partita la fai, poi l'abbiamo visto com'è Inzaghi, lui comunque giocherebbe davanti guardando questi attaccanti con Lukaku e con Depay. Però quante volte ha affiancato Caicedo a Immobile e ha funzionato? Quindi nel senso, anche qua Simi avrebbe delle possibilità di giocare. Il Crotone lo valuta 8 milioni di euro e questa è una cifra che andrei a spendere. Detto questo, davanti avremo Lukaku, Depay, Sanchez, Simi, Salcedo, il bilancio a zero. E siamo riusciti a fare la squadra. Andiamo a guardare la formazione finale. Musso tra i pali, difesa 3 con Bastoni, Skriniar e De Vrij, con Kabak pronto a subentrare. L'ho messo a De Vrij, ma uno dei tre. Tra l'altro chiedo scusa per le posizioni magari sbagliate dei tre difensori dell'Inter, Bastoni che è Mancino, eccetera. Mediano Brozovic con Xavi Martinez pronto a subentrare, Barella ed Eriksen come mezzali con Castrovilli e Sensi in panchina, Hakimi a destra e Cosenza a sinistra, Darmian in panchina con Di Marco, Depay e Lukaku punte, coppia offensiva, Sanchez e Simi in attacco. Questa, ragazzi, è l'Inter che ho creato. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere la vostra Inter, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se c'è qualcosa che invece magari vi piace di più, qualcosa che avreste fatto, qualcosa che invece proprio non avreste fatto. Vi consiglio come sempre di iscrivervi al canale, vi ricordo che oggi i post partita degli europei usciranno sul secondo canale Simone Sicquel, ma non solo, vi ricordo anche che ieri è uscito il post partita del Brasile in Copa America, quindi andate a seguire il mio secondo canale Simone Sicquel, attivate la campanella, ma fatelo anche ovviamente per questo canale. Io vi ringrazio per aver visto questo video, buon shalala, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.